La metamorfosi delle mafie, le nuove sfide criminali è il titolo del convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Teramo, la presenza di importanti relatori, ma anche degli allievi delle scuole superiori e studenti dell'Ateneo. Diciamo che il mondo criminale sta cambiando e non solo cambiano gli scenari criminali, ma cambia anche il modo di fare investigazione. Al convegno di oggi, cui partecipano peraltro tantissimi giovani e giovanissimi, è anche l'occasione per poter parlare di una criminologia diversa da quella di cui normalmente si parla, per esempio nelle trasmissioni televisive, ma soprattutto parleremo di metamorfosi, perché le mafie sono in continua trasformazione e questo è dovuto sostanzialmente a due fattori: il fattore evoluzione tecnologica che ha portato dall'era analogica all'era digitale e traguardiamo l'era quantistica che travolgerà e stravolgerà il modo di fare investigazione, ma anche una diversa cultura, una diversa sensibilità rispetto a tante fenomenologie. Si pensi al femminicidio, si pensi alla cultura della relazione di genere, come negli ultimi 20 anni sia cambiata. L'iniziativa organizzata dall'Università di Teramo e dalla FSP, Polizia di Stato, ha rappresentato un momento di crescita importante per tutti gli addetti ai lavori, oltre che una sollecitazione alla riflessione per le nuove generazioni presenti in sala e che hanno potuto conoscere fenomeni a loro magari sconosciuti, ma subdolamente striscianti nelle nostre società moderne. Mi fa immensamente piacere che oggi a questo incontro abbiano aderito diversi istituti scolastici, ragazzi anche di 16-17 anni che non hanno minimamente vissuto quindi il periodo stragista. Il 92 lo vedono come un periodo estremamente lontano, anche se per noi è molto recente, e che quando si parla di mafia probabilmente hanno il ricordo che deriva più da qualche fiction, ma è bene invece spiegargli, fargli ricordare e spiegare che non ci sono eroi, non ci sono personaggi positivi nella realtà della mafia, ma si tratta solamente di criminali. Quindi oggi questo incontro, più che per gli addetti ai lavori, è un incontro fondamentale per le nuove generazioni, per i ragazzi, i quali è bene che sappiano effettivamente qual è la portata della mafia.